Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È accaduto realmente a Genova, nella terra di Don Gallo, il prete rivoluzionario. Ne dà notizia tra i tanti quotidiani anche il giornale genovese per eccellenza, Il Secolo XIX. Niente letture per chi non è vaccinato. Questa è la severa decisione presa da un parroco a Genova. Questi ha asserito di non volere obbligare nessuno, spiegando che semplicemente mira con tale decisione a tutelare e a proteggere chi si reca in chiesa. Insomma, non ce lo saremmo aspettati, o forse sì, che il famoso Green Pass o passaporto vaccinale dovesse presto o tardi valere anche nei luoghi sacri. Ad ogni modo, il precedente creato dal parroco genovese mi pare particolarmente significativo. Intanto perché palesemente va a discriminare coloro i quali non si siano sottoposti, per una ragione o per l'altra, al siero benedetto della sacra religione terapeutica. Intendo dire il nuovo sacramento della religione immanente della civiltà con medicalizzazione integrale. Si potrebbe notare tra le righe che se un tempo le oscene pratiche della discriminazione passavano dalla volgare dottrina della razza, oggi sembrano in qualche modo sopravvivere e ripresentarsi nascoste dietro il lessico medico-scientifico. Non molto tempo addietro, del resto, qualcuno proponeva di distinguere mediante una primula fucsia i vaccinati dai non vaccinati, con il palese intento di isolare i secondi, di indurli alla vergogna e in ultimo di portarli a conformarsi alla nuova ortodossia terapeuticamente corretta. Tornando al precedente creato dal parroco di Genova, esso mi pare della massima importanza anche per un'altra ragione, su cui più volte ho già richiamato l'attenzione. Nella cornice del nuovo e ovunque imperante leviatano tecnosanitario, orribile mostro che impone un regime repressivo legittimato da ragioni biosecuritarie, la salus come salvezza delle anime è stata ritradotta e pervertita nella salus come salute, vale a dire come salvezza dei corpi. Si tratta della stazione ultima del processo di secolarizzazione e di immanentizzazione proprio della modernità. Parafrasando Giorgio Agamben, l'uomo occidentale in balia del tecnonichilismo non crede più in nulla se non nella nuda vita e per salvare quest'ultima è disposto a rinunziare a tutto, agli affetti e al lavoro, alla socialità e alle più elementari pratiche del vivere civile. La nuda vita non unisce gli uomini, al contrario li separa e li rende ostili, giacché la logica immunitaria procede disgregando la logica comunitaria. L'altro in quanto tale, e con esso il legame sociale ut sic, diventano contagiosi, dunque pericolosi, elementi da evitare rispetto ai quali mettersi in sicurezza isolandosi nella propria individualità asociale. Giunge in tal guisa a compimento l'espulsione neoliberale dell'altro, che culmina nella atomizzazione di massa della società turbocapitalistica. La stessa Chiesa di Roma, questo è il punto, si piega completamente alla nuova religione terapeutica, della quale finisce per diventare semplice ancella. Anche per i preti e per lo stesso Papa, la salvezza del corpo o salute diventa l'orizzonte principale quando non esclusivo, rispetto al quale tacciono e anzi evaporano le ragioni dell'anima e della sua salvezza. A tal punto che, per salvare il corpo al tempo dell'emergenza epidemiologica, la Chiesa stessa è disposta a metabolizzare il teorema fondativo del nuovo ordine terapeutico. Tutto può essere messo in congedo, compresa la fede e comprese le ragioni dello spirito, se la posta in palio coincide con la nuda vita da salvare. A suffragarlo sono oltretutto le già più volte da me ricordate pratiche indegne e invereconde delle messe via streaming o della sospensione della somministrazione dell'estrema unzione. Pratiche esiziali alle quali ora si aggiunge, appunto, quella di cui dicevo poc'anzi, relativa al parroco di Genova che esclude dalla lettura i non vaccinati. Su queste stesse basi, a ben vedere, Cristo non avrebbe allora dovuto sanare i lebbrosi toccandoli,
e San Francesco di Assisi si sarebbe dovuto tenere a distanza di sicurezza dai lebbrosi che invece amorevolmente abbracciava. Insomma, anche quest'ultima vicenda genovese ci segnala in modo adamantino e difficilmente confutabile che la Chiesa di Roma ha ormai completamente voltato le spalle a Cristo e al cristianesimo. Si è sciolta nell'ateismo liquido della civiltà relativista a forma di merce, società che crede soltanto nel dogma scientifico, nel corpo e nella sua sopravvivenza. Di fronte alla Chiesa di Roma così ridotta, si possono ben intendere le parole di Nietzsche. La Chiesa, diceva Nietzsche, è ciò contro cui Gesù combatté e insegnò a combattere ai suoi discepoli. Radioattività con Diego Fusaro.